Bentornati sul canale. Oggi abbiamo Han Solo, Eurospin, Star Wars. Esatto, non quelli del sabato che si possono avere in omaggio con i 30 euro di spesa, ma quelli da acquistare dal 4 marzo in poi presso tutti gli Eurospin. Allora, in questo caso quelli che si possono acquistare sono questi, ovvero adesso abbiamo fatto vedere anche gli altri, poi li faremo vedere alla fine, dai. Boba Fett, C-3PO, Darth Maul, Han Solo, Leila e Stormtrooper. Vi ricordo anche dell'app che potete... Hai ucciso Yoda. No, dopo li mettiamo su, adesso mettiamo su solo l'app in cui ci sono dei giochi a cui potete scaricarla, sempre sul sito Eurospin trovate le indicazioni dove scaricarla. Questi qui invece sono quelli appunto che usciranno settimana per settimana fino al numero 1, cioè il più bello, Darth Vader, secondo me. Bene, quello che facciamo adesso è sicuramente aprire, anche perché abbiamo notato che le pistole hanno tutti dei poteri strani. Aspetta, vediamo prima com'è il pupazzetto. Questa però è uguale a quella di lei. Non è detto, magari avrà una luce di colore diverso. No, allora, non è proprio uguale alla pistola, allora, è diversa. Vediamo. Vedete? Il pupazzetto da vicino, guardate come è fatto bene. Questa è la pistola. Dietro è fatta, scusate, così. Confrontiamo le pistole, scusate. Aspetta. No. A parte che quella di Giovanni è bene, non è... La linguetta è qua dietro, Perfetto, quando vuoi puoi accenderla. Guardate, è diversa. Sì. Vai, vediamo quella di Han Solo, accendila. È praticamente uguale, accendi quella di Leila. Eh sì, in questo caso le pistole sono fondamentalmente uguali. Mettiamo un attimo il nostro protagonista sulla piattaforma girevole. Eccolo qua, che gira. Quindi abbiamo trovato Han Solo e adesso, ve lo faccio vedere, cominciamo a posizionare tutti gli altri che abbiamo trovato fino ad ora, accendendoli ovviamente perché dobbiamo vederli tutti accesi. C-3PO, poi Yoda, dobbiamo ottimizzare gli spazi perché non ce ne sono molti. Vediamo se ci sta anche questo, la balestra di... aspetta, questo lo mettiamo così, ci sta. E per ora ci stiamo ancora. Guardiamoli un attimo girare tutti insieme. Allora, bellissimi, guarda come passano Han Solo, Leila, li guardiamo con calma, C-3PO, elfo domestico. Allora abbiamo Kylo Ren. Elfo domestico. Chewbacca. È un cavallo l'elfo domestico. No, che richiamo dell'elfo domestico è la giraffa morena. Ah, giusto. Spegniamo prima parte della luce, vediamo un attimo l'effetto e via tutta la luce. E vediamo come vengono. Allora, i più belli sono questi. C-3PO, non è molto forte la luce, ma l'occhio che si illumina è bellissimo. La spada di Kylo Ren, bella. A me piace tantissimo la balestra di Chewie, perché è proprio bella, va come brilla nel video, si vede tantissimo. Poi Yoda è bella. E Yoda la spada è bella. E poi abbiamo le due pistole che sono carine, ma non fanno bella tantissima luce. Però il bidoncino. Il bidoncino arriverà quello però il sabato, bisogna aspettare il sabato giusto. Quindi, adesso sabato prossimo riaccendiamo la luce. Sabato prossimo ci sarà Leila. Leila? No. E Rey. Ah, Rey, quello dopo ancora, adesso sì. Kylo Ren. Vai, accendi. Gioco di dita e ritorniamo a vedere. E poi ci sarà R2-D2. R2-D2 e per ultimo Darth Vader. Io da R2-D2 mi aspetto molto, però vedremo poi alla fine come... Lo uso per Barbie. Sì, come lampada da... Gli metto tipo, una le faccio lo scignone e gli metto questa, e un altro gli metto questa. Sì, perché ricordatevi che si possono anche scambiare. Dammi la spada di Kylo Ren. Yoda passa al lato scuro. Yoda passa al lato scuro. Eccolo qui, Yoda con la spada. No, non entra. Vabbè, un pezzettino giusto per... E Kylo Ren con la spada di Yoda. Le stesse cose si possono fare con le pistole. Ecco, non credo si possa fare la spada al posto della pistola. Quello non credo, no. No, non ci sta. Aspetta, però non è detto. Aspetta, dammi la spada. Non so. Yoda va la sì, palestra. Si può, Chewie lato scuro, Chewie Sith, Yoda pistola. Yoda con la palestra.
Fantastico. Ricordatevi sempre di spegnerle perché sennò si scaricano, dovete cambiare le batterie. Vedete, qui c'è la vita e qui c'è il vano batterie. Riposizioniamo le armi a tutti. Iscrivetevi al canale, schiacciate la campanella per essere aggiornati sui prossimi video che saranno ovviamente anche su questo argomento. E noi come sempre vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!